sarà Corrado Gisonni, docente di ingegneria idraulica presso la Seconda Università di Napoli, il commissario per la messa in sicurezza dell'intero sistema Gran Sasso. Al docente in corsi di costruzione idraulica e gestione delle risorse idriche e sistemazione dei bacini idrografici toccherà l'onere di gestire prima la progettazione e poi l'esecuzione di oltre 120 milioni di euro per isolare la falda acquifera delle infrastrutture di Strada dei Parchi e del laboratorio che ospita l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il nuovo commissario è stato annunciato ieri dal ministro Toninelli e nei prossimi giorni sarà nominato da parte del premier Conte. Garantire la funzionalità del traforo stradale, ovviamente, garantire che i laboratori di fisica nucleare, che sono dei vanti internazionali dell'Abruzzo e dell'Italia, possano continuare a svolgere la loro importante funzione di ricerca, tutto questo però salvaguardando e mettendo in sicurezza la salute e l'acqua che i cittadini ricevono attraverso gli acquedotti che hanno. La norma da 3 anni di durata del commissariamento, realisticamente io credo che i lavori così complessi all'interno del Gran Sasso dureranno anche di più.